Una corona di alloro con il tricolore sotto la targa affissa 2 anni fa al Parco della Rimembranza. Così sono, il reso omaggio alle vittime delle foibe, il 10 febbraio, giorno del ricordo. Presenti l'assessore Barbara Dell'Erba, i consiglieri comunali Giuseppe Della Cagnoletta e Simone Del Marco. Anna Maria Besnaver, suo papà, era un esule istriano. Si ricordano proprio le vittime delle foibe e l'esodo degli istriani, dei fiumani e dei dalmati. Purtroppo oggi non è possibile fare la cerimonia ufficiale, visto le restrizioni della pandemia, però abbiamo avuto la possibilità da parte del prefetto di deporre, come tutti gli altri anni, una corona d'alloro sotto la targa che questa amministrazione ha voluto porre nel 2018. Come consiglio comunale abbiamo avuto il piacere di essere ricontattati dall'Unione degli Istriani, un'organizzazione che da molti anni opera per ricordare questo evento tragico delle foibe e degli esuli. Mio papà Mario Besnaver è un esule istriano, è venuto in Italia. Dei 350.000 esuli che sono venuti via dall'Istria si sono sparsi per il mondo. Là hanno lasciato tutto? Sì, i miei genitori hanno lasciato la tutto, hanno lasciato la casa che era in Calle della Bissa, quindi questo per dire quanto veneta fosse l'Istria, Calle come Venezia, hanno lasciato il cuore nel campanile, tutta l'Istria piena di campanili, no? E hanno lasciato anche i morti del cimitero. Mario Besnaver in Valtellina ripartì da zero. Mio papà è stato accolto molto bene ed è venuto a lavorare a Sondalo, si apriva il famoso villaggio sanatoriale. Ha ricostruito la sua vita, la sua carriera qui in Valtellina. Nella biblioteca civica Pioraina è stata allestita una sezione dedicata a quella dolorosa pagina della storia nazionale, con i libri donati dall'Unione degli Istriani, associazione protagonista della videoconferenza seguita dagli studenti delle superiori, momento di approfondimento voluto dal prefetto Salvatore Pasquariello, dal dirigente dell'ufficio scolastico territoriale Fabio Molinari. Pochi effetti personali e tanti ricordi incancellabili per i nostri esuli. Questo frammento di roccia arriva dal Carso. Si vive in Valtellina, ma il pensiero corre alle proprie radici.